anche a Fano e Pesaro la giornata internazionale del jazz, International Jazz Day, un programma ampio che coinvolge anche le scuole. Si parte proprio questa mattina al Teatro della Fortuna di Fano. Sì, soprattutto le scuole, questo è un po' l'intento di International Jazz Day, che è una giornata che l'UNESCO ha istituito dando valore a questo linguaggio musicale che va al di là del semplice fatto musicale, ma che è anche portatore di grandi valori, e ha stabilito che il 30 aprile fosse destinato al jazz. In tutto il mondo si celebra questa giornata, più di 196 paesi lo celebrano in ogni luogo, quindi le scuole, ma anche le biblioteche, anche nelle carceri, negli ospedali, in ogni luogo si può ascoltare questa musica. È un modo per evidenziare il ruolo che questa musica ha avuto nel Novecento, ma che ha tuttora, perché, come dicevo, oltre ai valori musicali porta con sé dei valori che sono quelli della fratellanza, quelli che sono i valori della libertà, i valori del rispetto degli uomini, il rispetto dell'ambiente. Insomma, sono dei valori importanti che oggi mi sembra debbano essere rimarcati. Il programma di Fano è ormai da 5 anni che presentiamo un programma abbastanza articolato. Quest'anno partiremo appunto questa mattina con le scuole, quindi sarà dedicato alle scuole, e a suonare il jazz per le scuole saranno i bambini. Questa è un po' la novità, quindi è un modo per avvicinare i ragazzi fatto dai ragazzi. Oggi pomeriggio invece al Centro di Arti Visive di Pesaro e alla Pescheria avremo un concerto in solo di Gavino Murgia, che è uno dei più grandi sassofonisti, suonatore di Launeddas sardo. Anche lui sarà affiancato in una seconda parte con degli studenti del Rossini, proprio per rimarcare questa vicinanza tra la didattica e i grandi musicisti. E termineremo la giornata di International Jazz Day tornando qui a Fano, al Teatro della Fortuna, con un bellissimo concerto, un grande concerto che vedrà all'opera il nostro Marco Pagassoni a vibrafono marimbe con il suo gruppo e con uno special guest di Petra Magoni. Insomma, è un omaggio alla grande musica di Frank Zappa. Questo per concludere poi tutta la serata. Quindi una giornata all'insegna della grande musica, all'insegna della musica che porta con sé dei grandi valori.